I leoni sono felini molto speciali. Oggi vi elencheremo 9 esemplari o specie più rari del solito. Iscrivetevi al canale e scalate insieme a noi questa nuova classifica per conoscere meglio i 1000 volti del re della savana. Numero 9. Leoni di Mapogo. I leoni di Mapogo erano un gruppo di felini maschi sudamericani che controllava la regione di Sabi Sand nel Kruger National Park, un'area ampia circa 70.000 ettari. Si ritiene che i Mapogo abbiano ucciso più di 100 leoni, tra cuccioli e adulti, nell'arco di un solo anno. Al suo apice, la coalizione di felini era formata dal leader Mukulu e i suoi 5 sottoposti, Rasta, Scar, Pretty Boy, Kinky Tail e Mr. T. I responsabili del parco credono che Mukulu non fosse legato biologicamente agli altri 5 leoni. In ogni caso, all'inizio del 2006, i felini hanno abbandonato il branco in cui erano cresciuti e hanno seguito il capo in una vita di scorribande. Insieme erano inarrestabili. I dipendenti del parco li hanno visti abbattere grosse prede come ippopotami, rinoceronti, giraffe e bufali africani. Nella caccia, Kinky Tail e Mr. T si distinguevano per la loro aggressività. Il gruppo ha sterminato o cacciato i maschi alfa di tutti gli altri branchi del parco, arrivando a controllare 8 famiglie di leoni. Numero 8. Leone delle caverne. Il leone delle caverne è una specie estinta che arrivava a misurare 3 metri di lunghezza. Viveva in Europa e nelle regioni dell'Asia settentrionale durante il periodo del Pleistocene e si nutriva di grosse prede come equini e cervi. Proprio come il leone odierno, questo felino abbatteva la sua preda soffocandola o lacerandole il collo con le zanne. Ha vissuto a cavallo delle glaciazioni, ma i ritrovamenti europei indicano una predilezione per i periodi leggermente più caldi. Il leone delle caverne era inizialmente considerato una sottospecie del leone comune, ma alcuni esperti odierni ritengono che abbia più legami con la tigre, soprattutto a causa della forma del cranio. Recenti studi genetici hanno dimostrato che il suo DNA ricorda quello del leone, ma che deve essere considerato una specie a parte e non una variante. Numero 7. Leone del capo. Il leone del capo è una sottospecie del leone estinta che un tempo viveva nella provincia del Capo, il moderno Sudafrica. Sembra che i maschi avessero delle criniere folte e brune che si estendevano sulla testa, il collo, il petto e l'intero ventre. L'ultimo esemplare è stato avvistato nel 1865. Un esemplare imbalsamato è esposto nel museo di Wiesbaden, mentre un altro si può ammirare nel Museo Naturalis di Leida attraverso una visita guidata. Il leone del capo è stato descritto come un felino di grosse dimensioni, con le orecchie bordate di nero e una criniera scura che si estendeva oltre le spalle e il ventre. Lo zoologo americano Edmund Heller ha descritto il cranio del leone del capo come mediamente più lungo di circa 25 mm rispetto ai leoni più comuni, ma più sottile. Secondo lui, il leone del capo era molto più grande degli altri felini africani. Questa affermazione potrebbe essere verificata dal ritrovamento di esemplari pesanti 270 kg a sud del fiume Vaal. Numero 6. Sisa Nani. Sisa Nani faceva parte di una cucciolata di 20 leoni generata da un maschio attaccato e ucciso nel 2007 dal gruppo di leoni Mapogo di cui vi abbiamo parlato. Uno dei fratelli di Sisa Nani aveva subito una lesione grave all'anca durante l'incursione e il felino lo aveva aiutato a rimettersi in sesto, guadagnandosi un nome che nel linguaggio locale significa collaborare. Nel 2012, però, suo fratello è stato definitivamente sconfitto da alcuni leoni avversari e Sisa Nani è fuggito verso il nord della riserva, diventando più forte e costruendosi una reputazione formidabile di grande cacciatore di bufali. Nell'agosto 2013, Sisa Nani ha generato la sua prima cucciolata, che però è stata sterminata da un altro branco di leoni maschi. Quell'estate il felino è scomparso dai radar dei ranger, che lo credevano morto, ma nel settembre 2014 si è ripresentato sulla scena tanto invecchiato quanto incattivito ed è stato ribattezzato Ghost. Numero 5. Ligre. Un ligre è un incrocio tra un leone maschio e una tigre femmina. Un ibrido nato da una leonessa e una tigre maschio, invece, è chiamato tigone. In natura, tigri e leoni vivono in due ambienti molto diversi e non hanno occasione per riprodursi, motivo per cui queste specie particolari sono venute al mondo soltanto in seguito all'intervento umano. Un ligre somiglia a un grosso leone con la pelliccia striata e ha un comportamento che ricorda più quello della tigre, con una passione spiccata per l'acqua e il nuoto che non condivide col padre leone.
Come molti ibridi animali, il ligre cresce più di entrambi i genitori. Tutti i maschi nati finora sono risultati sterili, mentre le femmine sono per lo più fertili e possono riprodursi con successo sia con una tigre che con un leone. Numero 4. Leone bianco. Il leone bianco deriva da una rara mutazione dei pigmenti colorati nella pelle dei leoni. Per anni gli uomini hanno pensato che fossero originari della regione di Timvati, in Sudafrica, ma in realtà il loro colorito inusuale è causato dal leucismo, una mutazione minore nello stesso gene che causa l'albinismo. Il loro pelo è biondo chiaro, quasi bianco, ma non sembra avere conseguenze negative sulla vita degli animali. A partire dagli anni 70, i leoni bianchi sono stati rimossi dai loro habitat naturali e inviati agli zoo e ai circhi di tutto il mondo, in concomitanza con la sospensione dei programmi di allevamento e salvaguardia. Nel 2004, il Global White Lion Protection Trust ha avviato una campagna di recupero dei leoni bianchi allo scopo di reinserirli nel loro ambiente originario. La prole nata dai leoni bianchi, tenuta in cattività, è stata rilasciata in natura attraverso un processo lento e graduale. Dalla campagna sono nati 3 branchi di leoni bianchi ad alta integrità genetica che sono stati reinseriti nel loro ambiente naturale e sono presto diventati autosufficienti. Numero 3. Leone etiope. Un team di ricercatori internazionali ha scoperto che il DNA del leone etiope di Addis Abeba è unico sotto il punto di vista genetico e per questo ha richiesto l'implementazione di misure di protezione immediate per preservarne la popolazione. I leoni etiopi hanno folte criniere brune che si estendono sulla testa, il collo, il petto e il ventre. Sono più piccoli e tozzi di altri leoni, ma nessuno finora aveva pensato che potessero rappresentare una specie a sé stante. È possibile ammirare 20 esemplari nello zoo di Addis Abeba. I felini appartenevano alla collezione personale del defunto imperatore etiope Haile Selassie, che ha fondato lo zoo nel 1948 e catturato i primi 7 leoni, 5 maschi e 2 femmine, affinché generassero un branco numeroso. I ricercatori hanno confrontato i campioni genetici di 15 leoni allo zoo di Addis Abeba, 8 maschi e 7 femmine, con le altre specie di leoni esistenti in natura e hanno scoperto delle componenti uniche. La necessità di proteggere e preservare la specie ha spinto il paese ad intraprendere misure speciali per la loro riproduzione sicura. Numero 2. Leone berbero. Il leone berbero, chiamato anche leone dell'Atlante o Buharro, è una specie estinta in natura, ancora ammirabile in cattività. Proveniva dall'Africa settentrionale, dal Marocco fino all'Egitto, e aveva una criniera nerastra lunga dalla testa alle cosce. La parte posteriore del cranio è bombata, mentre le gambe sono tozze e il petto massiccio. Con un peso di circa 200 kg e 3 metri di lunghezza, il leone berbero è la specie di leone più grande al mondo. La popolazione venne ridotta drasticamente dagli antichi romani, che catturavano i felini per sfruttarli nei combattimenti delle arene come il Colosseo. Fino al XIX secolo, il leone berbero era ancora piuttosto comune e viveva nella maggior parte degli zoo europei, che negli ultimi anni hanno esposto al pubblico anche le loro salme. I leoni di molte zone del mondo mostrano ancora profonde connessioni con i leoni berberi, al punto da far sperare in una loro futura ricomparsa in natura. L'obiettivo è di generare una popolazione esperta nella caccia da reinserire nei deserti africani come prima del XIX secolo. Intorno al 1880 più di 100 leoni sono periti in Algeria in seguito all'offerta del governo francese di corrispondere premi ai cacciatori. L'ultimo esemplare esistente in natura è stato ucciso nel 1920 in Marocco. Anche il leone del capo, di cui abbiamo parlato prima, aveva una stretta somiglianza col leone berbero. Il Marocco tende ancora oggi a immedesimarsi con questo felino, al punto che la squadra di calcio nazionale è soprannominata orgogliosamente i Leoni dell'Atlante. Numero 1. Leone nero. Tempo fa sul web sono apparse delle foto che sembrano indicare l'esistenza di un leone nero in natura. Quindi abbiamo approfondito l'argomento con delle ricerche mirate e siamo giunti a una spiegazione piuttosto deludente. Come tante immagini condivise su internet, anche la foto del felino nero è un falso ricavato con Photoshop. Possibile che non esistano leoni neri al naturale? Proseguendo nelle ricerche, abbiamo scoperto che il melanismo e l'albinismo sono fenomeni poco comuni tra i leoni, ma non per questo impossibili da osservare. Dei leoni albini sono stati intravisti nel Kruger National Park e in una riserva naturale nel Transvaal nel 1975.
Dei leoni neri, invece, non si parla spesso. Sembrava che a metà del XIX secolo fosse stato segnalato un leone persiano dal pelo così scuro da sembrare nero. Ma è un'affermazione impossibile da verificare, perché l'ultimo leone iraniano è morto nel 1941. Allo zoo di Glasgow, in Scozia, è nato un cucciolo di leone dalla pelle quasi nera. Gli esperti sostengono che il colorito sia dovuto a un'anomalia delle sue cellule epiteliali. Nella macchia africana è stata individuata anche una leonessa di colore nerastro e alcuni locali sostengono che esistano interi branchi di felini dal mantello nero. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.